Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo della leggenda del fantasma del castello di San Nicandro di Bari. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per restare sempre aggiornati sui nuovi video. San Nicandro di Bari non passa certamente inosservato agli occhi degli indagatori del mistero, soprattutto in relazione al fantasma di Mencia che dimorerebbe nel castello normanno Svevo, sito nel cuore del centro urbano. La bella leggenda di cui parleremo oggi riguarda il presunto spettro di una dama, che in diverse occasioni si sarebbe fatto sentire e persino vedere, terrorizzando gli sfortunati o i fortunati di turno. Con riferimento al folklore internazionale, quindi non solo quello propriamente collegato al territorio pugliese, risulta evidente il binomio castello-fantasma. Infatti quasi in ogni castello è presente, secondo le varie leggende, uno spettro pronto a lasciare il segno della sua presenza, a volte in maniera anche piuttosto prepotente. Nel maniero di San Nicandro di Bari, secondo il mito, dimorerebbe lo spettro di Mencia, una sfortunata donna vittima di una sorte a dir poco atroce, troppo crudele per poter essere semplicemente dimenticata. Era il lontano 1540. Mencia era una ragazza giovane e irrequieta, piena di vitalità, decisa a vivere libera e indipendente, seguendo il suo istinto, le sue passioni, i suoi sentimenti, e in un'epoca che purtroppo non lasciava molta libertà di scelta, soprattutto alle donne. Il destino volle che la fanciulla si innamorasse di un baldo ed affascinante ufficiale spagnolo che con i suoi modi eleganti, i suoi usi, i suoi costumi, seppe farsi amare e seppe rapire letteralmente il cuore della giovane donna. Ma come vivere liberamente questo amore proibito, che certamente sarebbe stato ostacolato, vietato? A tale domanda i due innamorati seppero dare solo una risposta, fuggendo via insieme, senza una meta precisa, senza una pianificazione, fuggire e basta per vivere il loro amore. I due amanti optarono quindi per la fuga, come spesso avveniva in quei tempi bui, ma Mencia non aveva molte risorse economiche e per poter sopravvivere probabilmente portò con sé del denaro rubato a qualche nobile del luogo presso il quale prestava servizio. E i due furono inseguiti e divennero dei veri e propri ricercati, furono poi catturati qualche tempo dopo e a seguito di un severo interrogatorio l'ufficiale spagnolo fu condannato a morte tramite impiccagione. La condanna fu eseguita davanti agli occhi della ragazza, costretta ad assistere all'atroce e lunga agonia del suo amato, senza poter abbassare lo sguardo o rivolgerlo altrove, quindi col volto bloccato verso la scena straziante. Probabilmente non solo l'uomo morì quel giorno, insieme ad esso morì per sempre anche lo spirito della povera Mencia, il suo cuore si spense, la sua voglia di vivere cessò in quello stesso istante. La ragazza fu costretta a sposare un uomo ricco ed avido, crudele, che ogni notte si divertiva a picchiarla, ad abusare di lei, a farla soffrire in ogni modo. Tutti gli abitanti del posto sarebbero stati a conoscenza delle sevizie che la giovane fanciulla sarebbe stata costretta a subire. La notte le sue urla provocate dal dolore, dalle percorse, potevano essere facilmente udite a grande distanza, insomma, lamenti, le urla strazianti, ma tutti fecero finta di nulla. Non volevano mettersi appunto contro i nobili, non volevano problemi. Chiaramente, come potrete immaginare, vigeva un clima di omertà assoluta. Mencia era ormai rassegnata a quella vita. Il dolore ed i maltrattamenti la segnarono nel corpo e nello spirito, ma il dolore peggiore restava certamente quello provocato dalla perdita del suo unico e vero amore.
Quindi la ragazza si incolpava di questa perdita, si incolpava continuamente della morte dell'uomo amato. La donna non riuscì a sopportare a lungo quello stato di viva agonia, usò il veleno e alla fine pose fine alle sue sofferenze e alla sua triste vita. Oggi lo spettro della dama apparirebbe come una figura biancastra ed evanescente, con i tratti del viso ben delineati, tanto da rendere visibili le orbite degli occhi, completamente vuote, nerissime, motivo per il quale lo spettro è anche noto con il nome, La Dama Senza Gli Occhi. Le apparizioni di Mencia sarebbero accompagnate da tristi lamenti e con lei apparirebbe anche il suo vero amore, lo spettro dell'ufficiale spagnolo, che mostrerebbe ancora i segni del cappio sul collo. Qualche anno fa mi recai personalmente in questo maniero alla ricerca del fantasma di Mencia. Non riuscii a trovare nulla che potesse far sperare nella veridicità delle leggende inerenti all'esistenza della famosa dama evanescente, ma sono certo che qualcuno di voi potrà essere più fortunato di me e magari intravederla all'interno del maniero. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.